21 anni, fisico statuario, cuore d'oro, perché chi lo conosce bene nel privato racconta di come faccia davvero tanta beneficenza, talento immenso, tanto da essere considerato, nonostante due infortuni al crociato, uno dei prospetti più forti del calcio europeo. Basta questo a raccontare Nicolò Zaniolo? No, perché il talento della Roma e della Nazionale, il CT Mancini farà di tutto per portarla all'europeo, è anche un personaggio da copertina, rosa, non sportiva. L'amore tormentato con la prima fidanzata Sara, ora finito nonostante lei per luglio aspetti il piccolo Tommaso, i due avevano già interrotto un anno fa una gravidanza, la passione per Maddalena Ghenea, 10 anni più grande, mai confermata ufficialmente ma neppure smentita, la mamma che non era d'accordo con questa frequentazione, tanto da dirlo a mezzo stampa, il flirt con l'attrice Elisa Visari, oggi fiamma dell'ex tronista Andrea Damante e infine, notizia delle ultime ore, la storia con l'influencer da quasi 2 milioni di follower Chiara Nasti. Ufficiale, questa sì, grazie a un tatuaggio di lui sul costato e a una foto di lei pubblicata su Instagram. Sarà la volta buona per Zaniolo? Riuscirà a mettere la testa a posto fuori dal campo come si augurano i tifosi della Roma e come sta cercando di aiutarlo a fare la famiglia? La capitana di tutto questo è mamma Francesca, 44 anni, fisico da modella, tatuata, molto social, ma anche molto presente nella vita del figlio. A lei e a papà Igor, ex calciatore, il compito di aiutare il ragazzo a non bruciare il suo talento. Zaniolo ne ha da vendere, nonostante non giochi praticamente da un anno, ed è ricercatissimo dagli sponsor, da Gillette a Tombolini fino a Dolce & Gabbana. Ma sotto sotto è ancora un po' bambino, tanto da non avere neppure la patente. Il calcio però lo chiama, ad aprile tornerà in campo, l'obiettivo è quello di finire in prima pagina solo per i risultati sportivi. Appuntamento quindi alla prossima partita magari, invece che alla prossima puntata. Anche perché il team che lo segue è di altissimo livello, messa in stand-by ma non chiusa la collaborazione con Fedez, ora Zaniolo si è affidato allo stesso social media manager di Maddalena Ghenea, ma sta cercando anche altri professionisti che lo aiutino con l'immagine e sta selezionando bene in quali trasmissioni andare. Fatta c'è apposta per te, ha ricevuto almeno 5 proposte, ma non vuole sbagliare scelta. In estate poi diventerà papà e chissà che non sia l'incontro con suo figlio alla fine a cambiarlo del tutto.